ci sono densità inferiori, ci sono altre situazioni e con tutta probabilità, se andiamo a confrontarlo con i danni, ci sono anche meno danni. Ecco, sulla tendenza delle popolazioni, questo è un grafico che sono stato in dubbio se proporvelo o meno. Poi ho deciso di farvelo vedere perché da qui si vede che il numero degli animali stimati, la linea verde in basso, è molto inferiore al numero degli animali che vengono abbattuti. Quindi qualche cosa non funziona. E allora ho detto, ma portiamolo comunque in discussione. Qualche cosa non funziona, ma dove non funziona? Non funziona sui metodi di censimento e di stima. Perché cioè, ci sono anche delle aree dove non vengono fatte delle stime, altre dove vengono fatte, e questa qui è una linea media, però ecco, è abbastanza indicativa del fatto che ci sono degli spazi per migliorare, anche se abbiamo lavorato tanto, le province si sono impegnate tanto e gli ATC lo stesso. Cioè c'è stato negli ultimi anni veramente un grosso impegno, diciamo che ci sono spazi per migliorare. Ecco, questo qui è sempre sulla realizzazione dei piani. Praticamente quando vengono dati dalle province i numeri, dovete abbattere 1000 animali, le squadre ne abbattono 1200, vuol dire che ci sono appunto anche qui spazi per migliorare. E le popolazioni sono in crescita, questo lo vediamo anche dal numero degli abbattimenti. E quindi ecco, si ritorna a quello che dicevo prima, delle stime che sono evidentemente poco efficaci. Ecco, io a questo punto avrei concluso qualche ancora 3 minuti per delle conclusioni. E ecco, noi siamo in presenza di una popolazione in crescita. I danni, a parte quello che leggiamo sui giornali e le più che giuste rimostranze degli agricoltori, in molte zone sono sotto controllo. In altre abbiamo visto che ci sono dei problemi, quindi dobbiamo concentrarci sul contenimento del numero dei cinghiali. E questo lo possiamo, e anche sulle opere di prevenzione. Sul contenimento del numero dei cinghiali non ho dubbi, visto che abbiamo già parlato a lungo anche con delle associazioni ambientaliste, WWF, Legambiente, eccetera, dobbiamo costruire un pacchetto complessivo, e in questo pacchetto complessivo dobbiamo prevedere anche gli interventi su tutto il territorio. Anche sul territorio protetto, che siano abbattimenti, che sia caccia, che siano catture, chiamiamole come vogliamo, però non possiamo più permetterci di non intervenire nelle aree protette. Le aree protette sono di vario genere e quindi per ogni tipo di area protetta dobbiamo avere la ricetta più appropriata. Certamente se può essere valido il cane da limiere, come può essere valida la braccata, come in alcune realtà può essere valido entrare anche il cacciatore con una particolare abilitazione con la carabina per creare meno disturbo. Dobbiamo cercare zona per zona le ricette adatte, possano andare bene anche le catture, ma sono una serie di ricette queste, perché dobbiamo abbassare il numero dei cinghiali, non solo per quanto riguarda i danni, ma per quanto riguarda anche gli incidenti stradali, che sono in continuo aumento. A me ne arrivano una decina al giorno di avvocati che scrivono e sono sempre in aumento. Noi resistiamo in giudizio, ma è una cosa che basta, finché purtroppo ogni tanto succede anche qualcosa di più grave del parafango ammaccato. Quindi noi dobbiamo puntare a diminuire questo numero di cinghiali. Lo stesso, poi ne parleremo un'altra volta, vale anche per gli altri ungulati, perché non possiamo più sostenere delle densità in alcune zone di caprioli così elevate,
proprio per questi problemi. Ora, questo non c'entra con la giornata di oggi, ma tanto per dirvi un numero, noi abbattiamo il 10% della popolazione censita quando questa cresce in media del 25%, quindi stanno crescendo in maniera poco controllabile. Quindi dovremo fare un ragionamento più approfondito con questo, e ora sarà appunto uno degli argomenti della conferenza regionale della caccia, che sarà il 13 e soprattutto il 14 di febbraio, e comunque vi arriveranno gli inviti. Io intanto vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Ringraziamo Paolo Banti. Se qualcuno vuol fare una o due domande in attesa del cambio di presentazione, penso che Paolo è ben disposto per rispondere. No, solo una cosa: se non sia possibile produrre per il futuro anche dati interessanti, un collegamento tra le aree protette a vario titolo, i danni rilevati con termini dentro e con termini delle aree protette, e il dato dei censimenti e dei prelievi, perché credo sia interessante un'affermazione di principio fatta da te, Paolo. Il territorio va gestito tutto, va gestito con criteri abbastanza uniformi, e quindi questo è un punto essenziale. Disporre forse anche di questi dati potrebbe evidenziare che intorno a tanti territori protetti la gestione è abbastanza carente, ecco. Sì, questo risulta dalla georeferenziazione, e molti danni li ritroviamo sul territorio a caccia programmata in prossimità di aree che sfuggono alla caccia programmata, e questo non mi riferisco solo alle oasi, ma mi riferisco alle aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, perché se nelle faunistico-venatorie bene o male si interviene, in quelle agrituristiche è già una cosa abbastanza diversa. Quindi non ci sono solo i danni nelle oasi, nei parchi, cioè nel territorio limitrofo a oasi e parchi, ma questo lo vediamo bene dalla georeferenziazione. Su questo è un lavoro che abbiamo già fatto sulla provincia di Pisa, e che chi viene il 3, oggi non l'ho portato, ma chi viene il 3 lo vedrà, che c'è anche questa... questa corrispondenza fra aree in qualche modo il divieto di caccia e danni nelle immediate vicinanze. Sì, l'ultima domanda e poi passiamo. Banti, scusi, lei ha accennato a del contenzioso per gli incidenti stradali. Sì. 10 lettere degli avvocati. Siete in contenzioso anche per il risarcimento danni agli agricoltori? O non ci siete arrivati ancora? Ma il risarcimento agli agricoltori, mentre cioè sulla parte degli incidenti stradali viene citata in giudizio la regione se avviene su strade regionali, e la provincia se l'incidente avviene su strade provinciali, quindi abbiamo una, diciamo, una connessione diretta per essere chiamati in giudizio. Per quanto riguarda la liquidazione dei danni, questa viene fatta sul territorio a caccia programmata dagli ATC e dalle province sulle aree poste in divieto, tipo le oasi, in quanto sono state istituite dalle province. Quindi bisognerebbe chiedere a loro se hanno contenziosi. Noi direttamente come regione no, perché non abbiamo una diretta connessione sulla liquidazione del danno. Noi non liquidiamo i danni agli agricoltori. Lo liquida la provincia? Nel momento dell'accertamento, se l'accertamento è insufficiente o comunque l'agricoltore non accetta, il contenzioso lo farà con la regione. No, lo fa con l'ATC, che è deputato a gestire quel territorio. E dati non ne avete? Di sapere gli ATC, per esempio le tre ATC che oggi organizzano il convegno, hanno contenzioso in questa materia? Dipende dalla definizione di contenzioso. Scusami se mi intrometto. Gli ATC liquidano il 100% dei danni accertati, gli agricoltori sono il 100% insoddisfatti, ma questo sta nella natura della situazione conflittuale che si verifica, ma gli ATC liquidano il 100% del danno accertato, quindi su questo non ci sono contenziosi.